Se ci sono questi 100 milioni, io ci provo per discutere con voi come ci si organizza. Abbiamo una struttura nazionale, abbiamo quella di tutto, abbiamo un ufficio centrale con un po' di persone che sono state lette al congresso ultimo di Pordenone, per il congresso di Pordenone. Abbiamo un consiglio nazionale che è composto dall'ufficio centrale che è tecnico per fare le decisioni tecniche, per raccogliere un po' di soldi, un po' di tesseramento, e intorno ci sono tutte le responsabilità italiane, in tutte le regioni che noi abbiamo. E abbiamo una cosa importante che dice il mondo. Abbiamo un centro, per il momento lo chiamiamo il cervello strategico, che è composto di una cinquantina di intellettuali di grande valore nazionale. Economisti, scienziati, ambasciatori, filosofi, che saranno il nostro cervello, perché il mio obiettivo qual è? Costruire un grande manifesto europeo, perché l'Italia non basta, questo programma l'Italia non è sufficiente. Ci vuole una prospettiva europea, un grande manifesto europeo che prepari un programma di governo. Ecco quello che bisogna fare, un vero programma di governo, il cui primo punto, dentro la sua, la tua sollecitazione, dovrebbe essere scritto così, anzi sarà scritto così: l'Italia non parteciperà più a nessuna azione militare al di fuori dei suoi confini, fuori dalla NATO. Sovranità piena del nostro popolo, controllo della nostra moneta, avvio di una grande riconversione. Una grande riforma della scuola e dell'università che ci consente di portare il finanziamento universitario 10 miliardi sopra la quale livello, perché in 10 anni non abbiamo perduto 10 miliardi di euro di finanziamento alla pubblica istruzione. E infine un nuovo grande programma di trasformazione del sistema della comunicazione in Italia. Vuol dire la parola. Tutte le frequenze radio televisive. Tu hai deciso la gente, non si deve fare il governo, ma quindi puoi dire quale sarebbe il governo che vuoi fare. Dopodiché devi capire, caro Beppe, che queste persone non saranno gli esperti, se di no saranno persone con il loro cervello, con le loro competenze, e non gli potrai dire tu o Casaleggio cosa devono fare. È ovvio. E quindi tu non sarai il padrone di quello che stai facendo. E non devi essere il padrone, tu devi essere
allora si potrebbe partire nel senso di una grande alleanza democratica e popolare che va in Europa e dice a Bruxelles e a Francoforte che no, questo è Roma, non vogliamo così com'è, lo vogliamo un'altra che si vede il popolo di cui il Parlamento europeo deve governare, di cui la parte centrale europea sia nazionalizzata e di cui la parte centrale italiana sia nazionalizzata come le altre parti. Questo si può fare, non è che è impossibile fare, che se abbiamo noi i greci, gli spagnoli, i portoghesi, gli irlandesi e i francesi che sono legati al profilo con noi, noi andremo a fare, devo dire, alta, con la testa alta, noi siamo l'Europa. Volete l'Europa? Noi vogliamo l'Europa e noi vogliamo fare una discussione su un'altra Europa. Prima, questo tempio noi non lo faremo. Ma molto chiaro, questo tempio non lo faremo perché non lo pagare. E se voi continuate a sforzarci, dicendo che dobbiamo pagarlo, noi vi diremo che non lo faremo. Punto. Questo programma di governo. E questo programma di governo non è un programma tra 200 anni, il programma di governo dovrebbe scattare entro il 2015. Siete curiosi,